Buongiorno a tutti. Allora, oggi volevo fare un tutorial che mi era stato che avevo già in mente. In più mi era stato anche richiesto da, se non sbaglio, Vicky Vicky Channel, che saluto, ciao Vicky. E praticamente, siccome lei aveva delle carte veline, che sono queste, vedete, e non sapeva come usare, io le avevo detto che volevo fare praticamente un tutorial al riguardo e lei ovviamente mi aveva detto che aspettava che facevo questo tutorial in modo che così sapeva come utilizzare quelle veline, che comunque era un peccato buttarle via. Allora, cosa facciamo? Facciamo il nostro classico vasetto. Io purtroppo non ce l'avevo piccolino così, perché sapete voi che io preferisco usare quelli piccoli per fare il portacandela. Questo l'abbiamo fatto alla scuola materna, io e il mio Daniele, l'avevamo fatto insieme. Ora lo accendiamo così vi faccio vedere un pochino l'effetto com'è. Ecco qua. Non si vede niente. Oh, bene. Sì, un po' sì, dai. Allora, io non lo farò uguale, nel senso che non userò gli stessi colori. Questa è la mia carta velina, vedete? Io ne ho un po' di colori. L'ho presa in cartoleria. E niente, però io voglio fare praticamente sui toni del blu. Quindi, mi sono già, come vedete un po' qua, ho già spezzettato i miei pezzettini di colore che voglio usare e faccio tre tonalità del blu, quindi faccio il blu, questo azzurrino e questo azzurrino più chiaro che sembra bianco ma è azzurrino chiaro. Vediamo se si vede la differenza con... Vedete che si vede la differenza un po' con il bianco? Ok, io direi di iniziare. Quindi ci serve il nostro classico piattino per poi appoggiare il vasetto. Questo video sarà credo diviso in tre step perché come sapete ci sono le fasi di asciugatura, un bicchierino o un qualcosa dove mettere dentro la colla vinilica che non deve essere né troppo densa e né troppo liquida. Incominciamo. Il nostro pennello, il pennello quello che volete, non c'è un pennello apposito e quindi iniziamo. Come sottofondo ci sono i cartoni per mio figlio perché ho il piccolino a casa che purtroppo non me l'hanno accettato all'asilo e quindi lo teniamo a casa. Allora spennelliamo un pochino così, proprio random, senza star lì attente, giusto magari non tocchiamo questa parte qua, ecco, facciamo un pochino così, rimanendo nel bordo. E poi andiamo a mettere le nostre, cercando magari di stare appunto qui sotto. Ci aiutiamo un po' con le dita e cerchiamo di mettere la nostra carta velina. Ancora facciamo ancora un po' e andiamo sopra. Poi voi non vi dovete preoccupare perché come sapete la colla vinilica poi diventa trasparente, quindi non vi dovete proprio preoccupare, non rimane tutto bianco. Allora, facciamo così che magari riesco, ecco, a ingrandire un po', così magari vi faccio vedere meglio. Ecco, rimango di qua. Ok. Poi prendiamo un altro pezzettino, magari che ne so, io prendo questo qua sul blu. Cerchiamo di sistemarcelo un po' e poi un goccino di colla e andiamo a spennellare sopra. Allora, se va leggermente un po' di colla qui non fa niente perché tanto poi diventa trasparente. Vedete che anche a me ne è caduta un po' qua. Però magari appunto con la, come si chiama? Con la carta velina
cercate di non andare oltre, cioè questa parte qua cercate di lasciarla vuota, di rimanere in questo bordo qua, perché poi qui ci andrà il nastrino decorativo. Allora, facciamo così. Io lo faccio così, ma voi potete farlo di tutti i colori che volete, potete farlo anche come l'avevamo fatto io e Daniele all'asilo, eh? Cioè, dovete dare spazio alla vostra fantasia. E sì, non vi preoccupate se la colla si colora, è normale perché la carta velina lascia un po' di colore, soprattutto i colori scuri. Ma voi non fateci caso. Non fateci caso. Ok, abbiamo fatto questa parte qua, quindi adesso cosa facciamo? Giusto per farvi vedere, no? Tipo qua c'ho l'azzurro, ci mettiamo magari un blu. Io spero che si veda bene e che riusciate a capire bene quello che sto facendo. Ok, poi qua magari ci mettiamo un chiaro, cercando di coprire bene tutti i buchi, cercate di non lasciare i buchi del vetro fuori. Ok. Adesso magari di qua mettiamo un azzurrino così. Se fa anche un po' di grinze, vedete che anche a me qui ha fatto un po' una grinza. Non vi preoccupate, anzi è bellino anche l'effetto che fa. Poi qui metterei un altro blu. Ok. Allora siamo già a 7 minuti, quindi direi che vedete come lascia soprattutto il blu il colore, ma voi non vi preoccupate, tanto poi diventa tutto via, tutto trasparente. Allora, niente, dovete fare questa cosa per tutto il vasetto. Poi dopo faremo anche la parte sopra, però prima dovete fare tutto il contorno, quindi ci vediamo tra un attimo che vi faccio vedere la parte sopra. Ok, allora adesso siamo così, vedete? Io l'ho fatto tutto. Ho fatto tutto intorno intorno e poi l'ho appoggiato per così, che ci manca da fare la parte sopra. Quindi cerchiamo di un attimo che vi metto a posto l'inquadratura in modo che mi vedete bene. Ok, qui dovreste vedere meglio. Lasciate perdere il piatto che è sporco, che questi ormai io li uso per fare i miei lavoretti. Quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto intorno anche per il vasetto, quindi magari non lo so, cerchiamo magari di combinare un po' i colori, tipo qua se io ho questo blu qua, magari mettiamo questo azzurrino chiaro. E qui, siccome non dobbiamo tenere il vasetto, è ancora meglio perché ci possiamo aiutare anche con le mani. Ok, poi prendiamo magari di qua, mettiamo questo. Okay, cercate allora quando mettete magari il pezzettino dovete cercare magari di essere un pochino più abbondanti con la colla vinilica in modo che aderisce bene nel vasetto. Però poi una volta che è aderito bene cercate di dare qualche spennellata in più per togliere la colla in più in modo che ne rimane poca poca giusta quella che serve per rimanere nel vasetto. Spero che mi sono spiegata bene, se no fatemi sapere. Qui magari mettiamo questo blu. Vedete? Io ne metto di più per farlo aderire. Poi però la colla in più io prendo e la vado a togliere in modo che cerco di spennellare il meglio possibile, far aderire bene, però non lasciare troppa colla perché sennò non vi si asciuga più. Ok, mi manca un pezzettino di qua, io direi di mettere questo chiaro.
facciamo così, aiutandoci un po' con le dita. Ok. Manca un pezzettino piccolino lì, io direi di farlo blu. No, magari lo facciamo di questo. Questo qua. Ok. Ok. Il vasetto per il momento termina qui. Nel senso che dobbiamo aspettare che asciughi. Allora, il vasetto si è asciugato. Io ho scelto che tipo di nastro volevo mettere intorno e già ce l'ho messo con la pistola a caldo. Mi sono fatta anche il mio fiocchetto, ma sinceramente non so se lo userò perché la decorazione che voglio usare è abbastanza già grandina di suo. Comunque non preoccupatevi per questo passaggio se non ho passato con voi il lucido e non ho messo il nastrino, perché comunque sotto nell'info box vi metterò un video dove avevo fatto una collaborazione con Nick del canale Duca Von P. E lì proprio vi facevo vedere passo passo come fare un vasetto più piccolo con i glitter e vi facevo vedere anche come mettere il lucido e come mettere il nastrino. In più avevo fatto un altro video dove vi facevo vedere come si faceva questo tipo di fiocchettino qua. Ve li metto tutti e due sotto l'info box così siete a posto. Niente, io direi appunto di non usarlo il fiocchetto, perché sennò viene una cosa troppo pacchiana, perché già il pesciolino che volevo usare come decorazione è già abbastanza grande di suo, quindi direi di mettere una puntina di colla e attaccare il pesciolino. Cerchiamo magari di tenere un po' premuto in modo che, ecco, se si fanno i fili non vi preoccupate perché è normale con la colla a caldo. Ecco, questo è il mio barattolino finito. Poi voi, se magari usate un altro tipo di nastro, potete metterci magari, che ne so, qualche altra decorazione. Non so, se volete dare magari dei punti luce, potete metterci qualche strass, quelli tipo a diamantino, no? Oppure delle mezze perle. Dovete usare la fantasia, vedete un po' voi come volete decorare il tutto. Adesso, già che ci siamo, mi sono presa la mia candelina, mettiamo dentro, accendo insieme a voi così vediamo insieme l'effetto che fa. Ho pezzi di colla, fili di colla ovunque. Ok, allora tolgo un attimo il cellulare da qua così vi faccio vedere bene. Che carino! Solo che un attimo, perché ecco, così la mettiamo un po' più al centro la candelina. Allora, qui c'è il pesciolino, non si vede granché, magari lo giriamo. Ecco. Vedete un po'? Vedete un pochino che carino? Beh, comunque quando lo farete voi dal vivo sarà molto meglio, perché col video non si capisce granché. Comunque è molto carino, viene una specie di piccola lanterna, ecco, perché c'è questo trasparente che fa vedere la luce dentro. E niente, vi mando un bacio grandissimo, colgo l'occasione per ringraziare i nuovi iscritti che si sono iscritti al mio canale e niente, vi mando un bacio grande, ciao ciao!